avvantaggiato. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti. Benvenuti a questa iniziativa. Intanto ringraziamo la città metropolitana di Reggio Calabria per averci ospitati in questo bel palazzo, Palazzo Alvaro. E quindi ringrazio innanzitutto loro e vorrei invitare per un saluto Mario Cardia, consigliere comunale di Reggio Calabria. Dedichiamo un applauso. Buonasera a tutti, grazie a voi per l'invito, permettetemi un ringraziamento particolare di farlo al direttore del Metropolitano, Fabrizio Pace, e un saluto a tutti i relatori, alla senatrice presente qui a Reggio Calabria, alla scrittrice Claudia Conti e a tutti i relatori presenti al tavolo. Un grazie anche alla città metropolitana per aver patrocinato e concesso questa splendida sala. Credo che questa iniziativa di oggi abbia una rilevanza notevole. È importante che in una città come Reggio Calabria si parli di legalità, un tema davvero che anche un'istituzione, anche chi fa politica come me, deve essere un tema sul quale tutti dobbiamo riflettere, perché la lotta alla criminalità organizzata, la lotta alle mafie, è una battaglia che non è solo delle forze dell'ordine, dei tribunali, e della magistratura, ma è un tema che tutti noi, istituzioni in primo, dobbiamo affrontare. Educare alla legalità è uno dei temi principali. Io ho letto qualcosa anche nei precedenti scritti, voi, Claudia, ho apprezzato parecchio il tuo modo di scrivere, ho anche visto la partecipazione di il contributo importante di Raffaello De Rao, che è stato capo della procura di Reggio Calabria, e anche dell'attuale ministro Piantedosi. Ecco, ti ringrazio per aver scelto la nostra città, per aver scelto Reggio per presentare il tuo libro, che leggerò con grande interesse. Grazie ancora a tutti voi per questo invito e buon proseguimento. Grazie Mario Cardia. Insomma, io credo sia importante affrontare questi temi così, così delicati. Poi oggi lo facciamo in una maniera originale, perché lo facciamo presentando anche un nuovo progetto di cultura e politica. Sto parlando dell'Academy Spadolini. L'Academy Spadolini, di cui oggi qui presente parte, della, ovviamente una piccola parte, perché è un'Academy che ha dei nomi davvero, davvero importanti. Vorrei innanzitutto presentare il presidente dell'Academy Spadolini, Luigi Pivelli, giurista, politologo, scrittore, nell'anima dell'Academy, motore, tra l'altro già consigliere parlamentare alla Camera dei Deputati, addetto alla Commissione Antimafia. Non è casuale oggi questa, la scelta di Reggio Calabria. Proseguiamo con insomma, l'introduzione dei vari ospiti che abbiamo oggi qui. È presente Clorindo Rubettino, calabrese doc, editore a capo di una grande casa editrice nazionale, Vanto per la Calabria, che lui ha dedicato ampio spazio della sua editoria alla legalità. È presente oggi qui, alla mia destra, la senatrice Daphne Musolino. È originaria di Messina, ma nel suo sangue scorre anche la Calabria, tant'è sono presenti anche i suoi zii questa sera. Lei è esponente del Movimento Sud Chiama Nord ed è componente dell'Academy Spadolini.
Vorrei anche ringraziare personalmente Fabrizio Pace, lui è il direttore del quotidiano Il Metropolitano, che ha creduto in questa iniziativa e che è sempre insomma, molto, molto felice di ospitare anche me, quindi lo ringrazio per questo. E il professor Giuseppe Bombino, già presidente dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte. Qui alla mia sinistra dedichiamo un grande applauso. Doveva essere presente qui con noi Andrea Monocchio, calabrese DOC, insomma già ragioniere generale dello Stato. Forse ci raggiungerà, so che è in Calabria, speriamo insomma di poter... ha qualche problema di salute, quindi speriamo che insomma stia bene e magari ci faccia la sorpresa più tardi. Intanto insomma vorrei dirvi che l'iniziativa di oggi, che ha il titolo il senso della legalità tra memoria e futuro, fa parte di un ciclo di appuntamenti, le logiche mafiose in Italia e nel mondo, che ho deciso insomma di prendere già da diversi anni in tutto il territorio nazionale e insomma sono felice di essere anche qui in Calabria in questo periodo così difficile della Calabria stessa, no? Che sta vedendo già l'emergenza migranti e quindi tutta la popolazione unita e compatta per affrontare al meglio questo problema. Ma insomma, l'Academy Spadolini, quali sono i punti centrali dell'Academy Spadolini? Sicuramente il recupero della memoria storica attraverso il ricordo di Giovanni Spadolini, già Presidente del Consiglio, Ministro della Cultura, Ministro della Difesa, Presidente del Senato, Direttore del Corriere della Sera, Direttore del Resto del Carlino. Chi più di noi, insomma, è una figura che unisce il connubio perfetto tra cultura e politica che sembra oggi si sia perso. Invece noi vogliamo proprio ribadire questo, che non c'è una politica sana senza la presenza ovviamente di memoria storica e di cultura. Ecco, rilanciare anche il valore della meritocrazia per combattere il dilettantismo. Queste sono proprio le missioni dell'Academy Spadolini. E vorrei lasciare la parola al presidente dell'Academy, Luigi Tivelli, a cui vorrei chiedere come la questione meridionale può diventare anche questione nazionale. E la classe politica, secondo lei, se ne sta facendo carico? Vogliamo dire anche qualche altro nome di membri del comitato scientifico? Ah, beh, sì, posso dire che il presidente del comitato tecnico scientifico è Lamberto Dini, che è stato un presidente del consiglio fiorentino, così come Padolini. La Cade, però, in senso largo, non unisce solo la cultura laica, liberale, democratica e repubblicana, che era quella tipica di Padolini, uomo però sempre molto inclusivo, per cui ad esempio il presidente del comitato dei garanti, Florindo Lopedino, che è membro del comitato dei garanti, è Giuseppe Delitta, che è uno dei più grandi intellettuali cattolici italiani, perché presidente da sempre, fondatore presidente del Censis, grande sociologo, e poi ci sono
tante personalità, abbiamo un comitato tecnico scientifico composto da una quarantina di professori, molti dei quali sono anche docenti e anche molti giovani che si stanno aggregando, perché i giovani, stiamo verificando, non ne possono più della politica senza cultura. Tutti sapete che oggi è una specie di, per buona parte della classe politica, quando sento parlare di cultura mi viene da mettere mano alla pistola, insomma non c'è stato un divorzio tra cultura e politica negli ultimi 10 anni, poi il dilettantismo, 5 Stelle, pensate l'uno vale uno, ma non solo 5 Stelle, e purtroppo è il giovane che ha bisogno di conoscersi in una cultura politica nutrita appunto dalla cultura e nutrita dal senso della memoria, perché senza memoria storica non è che pensiamo alla memoria di Spadolini, Spadolini è una base di partenza, ma diciamo, la memoria del paese e le classi politiche hanno perso in larga parte il senso della memoria. Io facendo un ciclo di articoli, e ogni articolo che scrivo la chiamo oggicrazia, il governo dell'oggi, perché è quello che di solito viene chiamato presentismo. Io faccio vivere solo nel presente, pensare solo al presente, io faccio un passo avanti in più e la chiamo oggicrazia, cioè tutti sono abbandicati all'ora in cui fanno la dichiarazione. La politica è fatta da una fiera, non tutti, ma tanti sono dichiarazionisti in servizio permanente effettivo. La senatrice Musolino, che ha qualcuno accanto a lei al Senato, che si vede apparire nelle televisioni con i tweet, che sparano dichiarazioni all'uso senza pensare, senza ragionare su quello che dico. Io la chiamo cicaleggiocrazia, cioè il governo del cicaleggio, perché c'è stato continuo cicaleggio, diciamo così, è ripetuto come quello delle cicale, e configura uno spreco, no? Le cicale si fanno spreco, trovare politici formiche è sempre più difficile, mentre c'è pieno a livello territoriale, a livello nazionale, magari devo dire nei comuni c'è qualcuno un po' migliore, che magari è piccoli, medi, politici formica, non politici cicali, di cui non ne possiamo più e che non servono a niente. Luigi, per rispondere al quesito di Claudia, no, io volevo tornare da te da un minuto, tra un po', e intanto invece passare la parola a Florindo Bettino.